Nell'episodio di oggi quello che vedrete è una prospezione o ricerca di oro alluvionale lungo un nuovo fiume che io e Luca King 70 stiamo esplorando. Mi raccomando di seguire questo video fino alla fine perché sarà molto ricco di consigli e trucchi del mestiere. Ci vediamo dopo la preview! Buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici a tempo. Grazie per seguire tutti questi miei video. Oggi io e Luca siamo alla ricerca delle pagliuzze d'oro lungo questo nuovo fiume. In ogni caso quello che faremo oggi quindi è andare a osservare tracce della possibile presenza delle pagliuzze d'oro lungo queste aree di arricchimento naturale chiamate punte aurifere. Nel caso in cui non sapesse cosa sono le punte aurifere, non sono altro che delle locali concentrazioni di sedimenti pesanti. Come vi ho già spiegato, l'oro è un metallo pesante, addirittura la sua densità si attesta attorno a 19 grammi ogni centimetro cubo nell'ottica in cui questo fosse puro. Quando però andiamo a cercare l'oro alluvionale come in questo contesto dovete sapere che la purezza non è mai del 100%. In Italia si attesta tra l'80 e il 90, quindi la densità logicamente è leggermente più bassa, attorno ai 16 grammi ogni centimetro cubo. C'è un po' di argento, c'è un po' di rame, ci sono anche altri elementi chimici che vanno a ridurre sia la densità ma soprattutto la purezza. In questo contesto quello che andiamo a fare è spostare le pietre di maggior dimensioni all'interno delle cosiddette punte aurifere, cioè queste porzioni con un aspetto circa triangolare a valle rispetto alle anse di erosione. Le pagliuzze d'oro si trovano all'interno di queste ghiaie, con il loro lavaggio al piatto è già possibile osservare potenzialmente la loro presenza. È una vera e propria ricerca, in quanto il risultato si ottiene solamente alla fine delle vostre ipotesi e dello scavo e lavorazione del sedimento, chiamato anche lavaggio del sedimento. Nell'arco di questa giornata di ricerca andiamo quindi a effettuare molti sondaggi, molte prospezioni lungo questo fiume, andando via via verso valle, cercando in quelle località normalmente più arricchite di oro. Queste si possono già osservare da satellite, sapete solo che tendenzialmente le punte aurifere si arricchiscono nuovamente in oro nell'arco delle piene, soprattutto quelle più importanti, ad esempio le alluvioni, in quanto a monte lungo le curve di erosione, dopo vi parlerò anche di queste località, vi è dell'oro sparso e viene eroso e concentrato poco a valle formando le cosiddette punte aurifere. Ora mettiamoci al lavoro e vediamo se effettivamente qualche traccia di oggi spunta, sarebbe già una grande soddisfazione. Oh, ragazzi, Luca, siamo molto soddisfatti. Ai primi piatti sono già usciti fuori un paio di granuli. Più che pagliuzze, qui si tratta di un oro, diciamo, alluvionale in senso lato, perché presenta ancora delle morfologie
tipiche invece di oro che troviamo magari in fessura. Ha viaggiato poco, ma del resto non siamo molto distanti potenzialmente dall'origine. Siamo un po' più a valle, siamo un paio di chilometri, ma si vede che non ha avuto il tempo essenzialmente di appiattirsi. Infatti dovete sapere che nell'arco delle piene, quando l'oro tende a muoversi un po' di più, ecco che il fondo dell'alveo, i ciottoli vibrano gli uni contro gli altri. Questi vengono erosi, si muovono leggermente, ma dovete sapere che i granuli d'oro, e l'oro è molto malleabile, finiscono tra un sasso e l'altro e lì sostanzialmente vengono schiacciati. In conclusione troverete delle paiuzze d'oro al fiume, piuttosto che delle vere e proprie pepite. Infatti oggi quello che stiamo noi notando è che vi sono dei granuli, ma spesso volentieri anche delle paiuzze, in ogni caso abbastanza spesse. In conclusione, quest'oro che stiamo trovando oggi è coerente con la distanza dal giacimento. Troviamo quindi un oro, sì, alluvionale, ma al contempo che presenta ancora caratteri del fatto che ha viaggiato poco. Ora, la prima domanda che di solito abbiamo in questi video, in queste avventure, è: c'è oro in questo tratto di fiume? La risposta è positiva, c'è oro. Ora andiamo a cercare quindi delle località maggiormente arricchite, delle punte aurifere, poco valle delle curve erosive, e lì quindi il fatto che adesso abbiamo scoperto che oro ce n'è, lì potremmo trovarne tanto in poco sedimento. Scopriamolo quindi assieme. Ragazzi, Luca, vi aggiorniamo, abbiamo trovato una località abbastanza aurifera, ci dà dalle 7 alle 12 paiuzzette da mezzo millimetro, un millimetro in diametro ogni piatto, quindi circa ogni 2 litri e mezzo setacciati. Voglio farvi notare come a monte c'è questa curva di erosione, l'oro è disperso tra le ghiaie. Adesso Luca ha fatto questo buco in quanto stiamo cercando di osservare se l'oro è solo in superficie, come finora abbiamo notato, oppure fosse anche un po' più profondo. Quindi adesso l'idea è quella di cercare di capire effettivamente la concentrazione di oro, in quanto abbiamo già capito che c'è oro, abbiamo già capito che effettivamente dove ci sono le punte aurifere c'è queste località che potete osservare avere dei sassi di color verde tendenzialmente più grandi della media. Ecco che tra le ghiaie si possono anche osservare delle paiuzze d'oro, paiuzze che andremo poi ancora a vedere meglio al microscopio, ma intanto voglio ancora parlarvi un attimo del modus operandi. Fare uno scavo di questo genere, quindi circa di mezzo metro, ci permette di osservare diversi orizzonti auriferi. Quando parlo di orizzonti auriferi mi riferisco a dei livelli ricchi in ghiaie. Tra un livello e l'altro intercorre circa dai 20 ai 30 cm. Quindi qua abbiamo l'orizzonte aurifero superficiale, cioè quello più legato al piano campagna, alla superficie, e scendendo andiamo poi a cercare e intercettare un altro orizzonte aurifero. In teoria ogni alluvione o ogni piena importante che potrebbe ricaricare la punta aurifera, infatti avete sentito bene, le punte aurifere sono risorse rinnovabili in questo punto di vista, genera potenzialmente un nuovo orizzonte aurifero, il quale può essere il frutto sì dell'erosione e della riconcentrazione di uno o più orizzonti già depositati in passato, sia la deposizione di oro proveniente dall'ansa di erosione poco monte. Quindi Luca, quello che adesso sta lavando nel piatto, cioè il sedimento potenzialmente aurifero, prelevato dall'orizzonte più superficiale, in sostanza dei 20 cm in superficie, setacciato, adesso lo sta lavando, è il frutto probabilmente di numerose piene alluvionali. Purtroppo non riusciremo a ricostruire quando effettivamente quest'oro si è deposto, in che anno e di conseguenza riferito a che piena. Per il momento in cui avete a che fare con una punta per molti anni, ogni piena vi conviene andare successivamente a osservarla nuovamente, perché potrebbe aver arricchito di nuovo quei sedimenti d'oro.
giunta l'ora di pesare l'oro che ho trovato all'interno di questa prima prospezione, solo al piatto. Si attesta attorno a mezzo decimo, non moltissimo. Però ragazzi, era la prima prospezione, la prima ricerca. Sono molto soddisfatto e vedremo nei prossimi episodi se questa concentrazione aumenterà, soprattutto utilizzando altri strumenti. Allora, signori, siamo arrivati anche alla fine di questa avventura, breve ma concisa. Abbiamo trovato l'oro anche in questo nuovo fiume, in questo caso aurifero. Infatti, questo fiume è dato per sterile, a questo punto direi che assolutamente non lo è. Torneremo quindi io e Luca, probabilmente con l'artiglieria pesante e con le canaline, per cercarvi potenzialmente una quantità d'oro maggiore. Oggi penso che abbiamo tirato su circa 3 decimi, forse 2, ma eravamo solo al piatto e in prospezione. Quindi io vi saluto, vi rimando iscrizione in questo canale, mentre in cui vi piacessero questi contenuti, un mi piace è sempre una grande soddisfazione e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, ciao! Nella prossima avventura a questo nuovo fiume andremo a calcolare il tenore, cioè sostanzialmente la concentrazione di oro all'interno di questa nuova punta aurifera, soprattutto per quanto riguarda gli orizzonti auriferi che abbiamo identificato in questo episodio.